Oggi gli studenti italiani sono scesi in corteo in più di 50 città per la manifestazione nazionale contro il nuovo esame di maturità e tagli alla scuola per 4 miliardi previsti dalla finanziaria. Attualmente tra le manifestazioni nei capoluoghi di regione spiccano Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Venezia, Cagliari, Palermo, Venezia, Perugia, Reggio Calabria e decine di capoluoghi di provincia. Siamo in piazza per lanciare al ministro Marco Bussetti un messaggio forte e chiaro: non siamo cavie, non si sperimenta sulla pelle degli studenti. Le modifiche all'esame di maturità sono solo la punta dell'iceberg di un sistema di valutazione fallimentare che non porta alla comprensione degli errori e al miglioramento, ha dichiarato Gianmarco Manfreda, coordinatore nazionale della rete degli studenti medi. I rumors erano veri, Lady Gaga torna single. La cantautrice ha annullato le nozze con Christian Carino. I due si frequentavano da febbraio 2017, il periodo appena successivo alla fine della storia dell'artista con Taylor Kinney, anche lui quasi marito. Il gossip ha cominciato ad accendersi durante l'ultima edizione dei Grammy, andata in scena lo scorso 10 febbraio. Gaga, che sta collezionando premi su premi per A Star Is Born, si è presentata senza l'anello di fidanzamento da $400.000 che Christian le aveva regalato. L'addio risalirebbe a qualche giorno prima della premiazione. Paolo Kessisoglu ha scritto C'è da fare, il brano in uscita oggi, 22 febbraio, dedicato a Genova e alla tragedia del Ponte Morandi, realizzato in collaborazione con l'associazione Occupy Albaro. Ad interpretarlo sarà lo stesso attore, insieme a lui ben 25 big della musica italiana. I proventi andranno in beneficenza alla zona colpita. C'è da fare è però soprattutto una canzone d'amore, come ha detto Paolo sui social. C'è da fare non è solo una canzone benefica che ho scritto per Genova dopo il crollo del Ponte Morandi, ha spiegato l'attore, ma è qualcosa di più, è un progetto, un'idea, uno stile di vita. La prima edizione di Indimenticabile, festival dedicato alla nuova musica italiana che si terrà il 12 e 13 luglio all'Arena Parco Nord di Bologna, si preannuncia imperdibile. Oltre ai già annunciati Gemon e Masamasa, sul palco bolognese saliranno anche Gazzelle, Gemitaiz, Eugenio in Via di Gioia e Postino. A questi primi nomi se ne aggiungeranno molti altri che andranno a comporre una line-up di assoluto prestigio all'interno di una location unica di una città che forse prima delle altre ha saputo leggere ed interpretare il mondo della musica indipendente italiana. Il protagonista del secondo appuntamento dello speciale di Uomini e Donne sarà Lorenzo Riccardi. Questa sera, in prima serata su Canale 5, il tronista dovrà scegliere chi, tra Claudia e Giulia, sarà la compagna della sua vita. Ad ascoltare i dubbi di Lorenzo ci sarà Gemma Galgani, a curare il suo look invece Giulia De Lellis. Se la corteggiatrice scelta accetterà di continuare la relazione con il tronista, ci sarà per loro un party al castello organizzato da Valeria Marini. Tra gli ospiti speciali della serata, Tina Cipollari e Gianni Sperti.